è lì proprio l'esemplificazione. Nell'acquerello il bianco è la carta. La carta. Come anche questa come qua. Anche quello lì, guarda questo qui. Poi ci sono le sfumature perché la neve nelle sue curve tende al bluastro, eccetera, sai, sì, sì, certo. Però questo è pura carta, proprio il colore della carta. Disegnare che più o meno me la cavo. E non eccedere nella vallata prospiciente, ma dare l'impressione che ci siano veramente i pini là, con i canaloni, eccetera. Certo. No, bisogna allontanarsi un pochino e quello viene fuori il canalone. Come sempre, esatto. Dipinti, sì. Devi osservarli dove sì. Siamo distanti. Sì, sì, sì. Guarda che Francesco, per me i muri vecchi sono dei libri perché raccontano la storia. È vero, la vita. È vero. E mi diverto molto quando fai tutto, io faccio tutto questo, no? Tutto, qui c'è anche il colore, questo colore allora, passi sopra. Passi sopra e fa diventa scuro. Ma vengono sempre fuori. Quindi, il colore so. Ed è importante perché certo. Vedi che c'è, non è solo nero, c'è un muro, è vero. Un muro oscurato, è vero. L'ombra. Tu alla Maddalena, in Val d'Aosta. L'angolo per me rappresenta il Monferrato. Sì, sì, è vero. Perché ogni cucuzzolo c'è un gruppo di case col campanile. Gruppo di case col campanile. E allora, che poi sono andato due mesi fa. Per trovare il mio amico che è un non ho più riconosciuto questo qui è una foto che mi aveva dato una mia allieva che era andata in Thailandia. Mi era piaciuta sta foto Francesco per le mie capacità riuscire a fare la rete e la trasparenza della rete, no? Che comunque invece la rete c'è e ci sei riuscito bellissimo e c'è lì proprio questi alberi qui. Sì, lo so, puoi fare così, farina e gli gran caro, ma è perché mi lascio trascinare, dal piacere di fare un altro. Sì, questi alberi qui dove veramente eccelli. Guarda questo siamo andati con gli allievi a fare il plenario, no? Qui vicino a Gassino, e c'è questo gruppo di cascine che... ma tutta roba lì, provate, fatelo, difatti ho insistito che lo facessero. Perché in effetti poi se stai attento c'è tutto, lì c'è per tutto. Caso passava questa signora con il bambinetto ed era proprio, io ho aspettato che andava piano, che andasse in quel punto là dove potevi fare il contrasto certo, della luce con la persona. Lì c'è un cagnolino con la sua quattro assi messi molto lì. Alle volte loro, ma no, guardate che anche le ombre portate del sole sono importantissime. È proprio vero. E poi cercare di. C'è molto verde, ma avrei dovuto anche abbassarlo un po' di più. Ma l'ho fatto metà in pieno aereo, quella roba lì, quindi. Tutto chiaro. Poi si va a mettere altri colori più scuri, sempre per quella regola che vi ho detto che prima. Si parte dai colori chiari e poi si va verso gli scuri, non si torna più indietro. Esatto. Sì. Questo è tratto da una vecchissima foto d'epoca del 1800, le prime foto che facevano, dove viene rappresentata piazza adesso chiamata Libro Tubino, comunque era la piazza più importante di San Raffaele Alto. E i personaggi che qua si vedono sono la Marchesa, le sue tre figlie, una, due, tre che fanno la passeggiata pomeridiana con una bimbetta eccetera. I colori sono quelli che forse c'erano indubbiamente, ma dalla foto in bianco e nero non si possono estrapolare. Le caratteristiche poi tutta la pavimentazione che allora era soltanto di pietra di fiume del Po e le case erano quelle case dell'Ottocento storico, nel senso che rappresenta la vita di San Raffaele Alto 100 e più anni fa.